Hey so Hectors, Lollo qui, la mente non mente, o era il contrario, la mente non mente. In questo video scopriamo parole che quando cambiano accento cambiano anche significato, come pene e pene. Pochi giorni fa Marcella mi ha colto impreparato sulla parola evaporo. Ebbene sì, si dice evaporo e non evaporo. Un bel ripasso della dizione è quello che ci vuole. Cominciamo dalle parole omografe. What? Omografe sono quelle parole scritte uguali ma che hanno diverso significato a seconda di dove cade l'accento di tono. Che deliziose tendine! Che deliziose! Fregato! È chiaro che le tendine sono un po' diverse dal tendine. Ma le pene... Ah! Quanto sono diverse dal pene. Soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone. Sì, perché il pene mi dà il pane. La canzone di Elio ci dice in maniera molto chiara che le pene sono quelle d'amore, mentre il pene è la parte anatomica che hanno i maschietti. Quindi fai attenzione a dire: ah, ho sofferto mille pene. La mente non mente. Infatti, se è vero che il verbo mentire vuole sempre la E aperta, ciò non vale per tutte le altre parole che finiscono in menta, mente, mento. C'è, a dire il vero, qualche eccezione. Aumenta, cemento, frumento, talmente, sono tutte parole da pronunciare con la E chiusa. Ci sono alcune, a dire il vero, poche eccezioni. Una di queste è Papa Clemente. Clemente vuole la E aperta. Ce ne sono altre, sei in grado di trovarle? Scrivile nei commenti. Poi fidati di me quando ti dico che è molto meglio che la tua partner accetti il tuo braccio piuttosto che accetti il tuo braccio. I tuoi dei vorrebbero che tu ti iscrivessi al mio canale YouTube. È molto meglio che dire dei deficienti. Vorrebbero che ti iscrivessi al mio canale YouTube. A proposito della parola deficienti, finisce con ENT. Prima abbiamo detto che tutto ciò che finisce in mento, menta, mente, eccetera, vuole la E chiusa. Attenzione, questo non vale se davanti non c'è la N. Per esempio senti, lento, cento, gente, vanno pronunciati con la E aperta. Giusto? Sure, brambi la fumagali. Poi ti ho prestato 100 euro. Non ce li avevo i 100. Dai, fregatene di quello che dice la gente. Senti, bello, non sarà mica un mezzo bresciano, mezzo bergamasco a spiegarci l'addizione a noi di Milano. Eh sì. Eccoti un omografo che finisce in ENT. 20 o 20? Dipende, se intendi 20 come numero si dice con la E chiusa, ma se intendi dire i 20 che spirano sopra il mare, quelli beh... vogliono la E aperta. Alle prime armi, ma come parla? Anche se mi ambiente è molto... Sei bello come il sole, ma quando apri bocca il tuo fascino sparisce come neve al sole? Oppure... come una scoreggia nel vento. Sono a tua disposizione. Sul sito, nuovo sito, ci sono tutti i contatti e qui sotto, in descrizione, ti lascio anche la mail. Tu però non dimenticare di lasciare un like. Ciao su Hectors. Pochi giorni fa Marcella mi ha colto impreparato. Mi ha colto? Colto. Pochi giorni. Sembra un lavoro di merda. Strano, stavo pensando la stessa cosa. Sono diventato un grande attore. E benché schiavo dell'amore, mi sono comprato una moto.